Nuovo video firmato Autori Emergenti. Oggi abbiamo con noi Maddalena Antonini. Lei ha pubblicato il libro I girasoli di Shyamalan ed è stato edito da Tabula Fati, quindi Marco Solfonelli editore. Ciao Maddalena. Ciao. Come nasce il tuo libro? Allora, il mio libro nasce da un momento di folle ispirazione a cui ho aggiunto materiale che proveniva dai sogni o da pensieri sul senso della vita che ho fatto nel corso della vita, quindi nasce da più spunti. E chi sono i protagonisti? I protagonisti sono sia personaggi umani terrestri che ben due diverse razze aliene, e la loro caratteristica è che sono personaggi qualsiasi. Anche gli alieni fanno dei lavori anche noiosi, hanno problemi di salute mentale piuttosto che di tossicodipendenza, cioè sono persone problematiche anche le razze aliene, quindi vuole dare un esempio di personalità diverse ma diciamo non eroiche, ecco. Hai incontrato problemi durante la stesura di questo romanzo? A dire la verità no, mi sono divertita in un modo folle, è stata una delle cose più divertenti che ho fatto nella vita. È stato veramente un piacere e per me è proprio una felicità averlo scritto. È un libro divertente, spero che il divertimento che ha dato a me a scriverlo possa anche essere trasmesso un po' a chi lo leggerà. E completa la frase: leggi il mio libro perché? Leggi il mio libro perché è molto divertente, è una storia con molte sorprese come nella tradizione della fantascienza, quindi ci sono dei misteri che poi si sviluppano e in un crescendo divertente, però che trasmette anche significati. E dove lo possono acquistare? Possono acquistare questo libro. Non si trova sul pianeta di Shyamalan perché loro sono contrari a qualsiasi forma di arte della finzione, come la chiamano loro, mentre nelle librerie lo potete ordinare online su Amazon, sul sito dell'editore Tabula Fati, su qualsiasi piattaforma IBS. È online acquistabile semplicemente. Sì. Io ringrazio Maddalena. Grazie a te, Leonora. E vi ricordo che il suo libro è edito da Marco Solfonelli Editore per Tabula Fati, 190 pagine per un prezzo di copertina di 15 euro.